È ormai ufficiale, dal 13 ottobre prossimo l'incarico di presidente della Ferrari passerà da Montezemolo all'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Marchionne e Montezemolo hanno discusso a lungo sulle sorti della Ferrari per fare in modo che in futuro possa esprimere tutte le sue potenziali. Non c'è dubbio che Montezemolo abbia portato il gruppo in questi anni a raggiungere risultati importanti, sia da un punto di vista economico che sportivo. Adesso, con il cambio di direzione, si aprono nuovi traguardi per la Ferrari e si preannuncia una nuova fase. La Ferrari assumerà un ruolo importante all'interno del gruppo FCA e nella quotazione a Wall Street. Il pensiero di Montezemolo si può riassumere in queste parole: la Ferrari è la più bella azienda del mondo e per me è stato un grande privilegio e onore esserne stato il leader. Le ho dedicato tutto il mio impegno ed entusiasmo. Insieme alla mia famiglia ha rappresentato e rappresenta la fase più importante della mia vita. Il presidente del Lingotto, John Elkann, ha rivolto i suoi più sinceri auguri a Montezemolo per un futuro professionale e imprenditoriale. Anche la Borsa di Milano sembra apprezzare il cambio della guardia a Maranello, premiando il titolo con diversi rialzi. Più circonciso invece appare il saluto di Marchionne all'azienda. Del futuro della Ferrari, io e Luca abbiamo discusso a lungo. Il nostro comune desiderio di vedere la Ferrari esprimere tutto il suo vero potenziale in pista ci ha portato ad alcune incomprensioni che si sono manifestate apertamente nello scorso weekend. Lo ringrazio per quanto ha fatto per la Fiat, per la Ferrari e per me.